Internews.it presenta il TG Internews. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Internews. In casa Inter in questo periodo l'attenzione è rivolta su chi è rimasto a lungo fermo e ora giocherà in Qatar, ma anche sulla questione rinnovi e sul futuro di molti nerazzurri. Tra i giocatori nerazzurri impegnati nelle amichevoli premondiali, l'interesse riguarda soprattutto Brozovic e Lukaku, entrambi grandi assenti nella prima parte di campionato. Il centrocampista croato ha festeggiato oggi i suoi 30 anni con una vittoria con la propria nazionale nell'amichevole contro l'Arabia Saudita. Maglia da titolare per lui, la stessa che Simone Inzaghi non si è sentito di concedergli nelle ultime partite pre-sosta, ma Brozovic da gennaio sicuramente ritroverà il suo spazio al centro della giostra nerazzurra. Situazione diversa per Romelu Lukaku, non ancora rientrato in gruppo. Il belga, occupato oggi in una sessione di allenamento individuale, attende di capire se in Qatar tornerà disponibile almeno nella fase a gironi del mondiale. Tra i grandi protagonisti di Qatar 2022 c'è sicuramente André Onana. Il portiere dell'Inter farà il suo esordio al mondiale con la maglia del Camerun. Un sogno che si realizza, ha detto nella sua ultima intervista, è un obiettivo per il quale ha lavorato per tutta la vita. Nella prima parte della stagione in nerazzurro non è riuscito a garantirsi da subito un posto da titolare fisso, in perenne ballottaggio con il capitano Handanovic. E proprio su quest'ultimo il portiere camerunense ha speso parole di stima e ha sottolineato di avere con lui un ottimo rapporto e ha detto poi di trovarsi bene con tifosi, giocatori e allenatore. Il rinnovo di Milan Skriniar entra nel vivo e l'Inter spera di riuscire a mettere nero su bianco con l'entourage del difensore slovacco entro la prossima settimana. Le due parti sono in contatto per definire il nuovo accordo pluriennale e allontanare definitivamente l'ombra del PSG, che continua a puntarlo per il 2023 facendo leva sul contratto in scadenza il 30 giugno. Contratto in scadenza anche per Roberto Gagliardini, non più certo di terminare la stagione in nerazzurro. Per questo avanza un nuovo nome per il centrocampo, riflettori puntati sul classe 2022 argentino Alcaraz, del Racing Club Avellaneda, ex squadra di Lautaro Martinez. L'idea dell'Inter è quella di battere la concorrenza sul tempo in vista della prossima stagione, ma non è da escludere che l'operazione possa essere anticipata a gennaio proprio per rimpiazzare numericamente Gagliardini. Per qualsiasi altra novità sul mondo Inter non perdetevi i prossimi appuntamenti con il nostro TG. Vi ricordo di seguirci sul nostro sito internews.it e sui nostri social e di scaricare gratuitamente la nostra app. Intanto io vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Internews. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.